Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Cris75 e siamo qui per il nuovo vlog, il vlog della settimana. Riuscirà la nostra Cristina a montare l'armadietto per la cucina? Questo è lo scopo di questa settimana. Vedete, è qua. Qua ci sono i due scatoloni, tac, uno e due. Adesso preparo cena. È venerdì sera, sono le 7:15, mangiamo. E poi, come passatempo, la Cristina proverebbe a montare questo mobiletto. Che a dire dovrebbe essere facile, ma tra dire e fare c'è di mezzo una pozza di mare. Ragazze belle, e col sottofondo di Vasco vi saluto a più tardi. Ragazze belle, buon sabato, è 1:10, adesso mi preparo che vado a fare la spesa. Stamattina ho lavorato al Carrefour e boom. Sarà riuscita la nostra Cristina a montare l'armadio? Lo vedremo nella prossima puntata. Scherzo ragazze, sono a metà. Allora, ho lavorato 1 ora e mezza ieri sera facendomi questa sul dito, vedete? Una vescica, perché per girare col cacciavite, perché non ho l'avvitatore e Gianfranco non c'era, che era uscito con la sua compagna e dunque non ce l'aveva lui e dunque io non ho dovuto usare il cacciavite male stamattina quando mi sono svegliata. Però soddisfatta, perché sono a metà. Adesso giro il telefono e vi faccio vedere. Sono orgogliosa, eh? Cosa volete che vi dico? Io ogni volta che riesco a fare una roba da sola, mi sento Wonder Woman. Ecco qua ragazzi, è stata difficilissima perché ci sono tante vitine e vitette, ho tribulato, ho dovuto anche rismontarlo perché in certi punti dopo non era andata bene dentro questa vitina, che poi ci mettevi un coprivite, per intenderci stiamo parlando di queste. Allora praticamente si sfuoca, vediamo là, ecco qua, vedete? E praticamente il suo copricoso non entrava e dunque ho dovuto smontarlo di nuovo. Però sta venendo bellissimo, eh? Oh ragazze, mi sento, adesso mi mancano i cassetti, ragazze, i cassetti. Mi farò ben venire fuori altri 10 vesciche. Un bacione, dai che vado a fare la spesa, che poi alle 2:30 devo andare a fare i piedi. Ragazze belle, buongiorno e buona domenica, sto andando al Carrefour, ma quanto sono contenta che sto riuscendo a fare quel mobile, ve lo giuro, pensavo di no, e quando ho aperto ho visto che c'erano tutti quei pezzi, pezzettini, ho detto ma, e invece una gran soddisfazione. Adesso oggi, vabbè, stamattina sono al Carrefour, poi in farmacia, poi oggi pomeriggio vedo se fare, ma andare già a fare la spesa per le cose che mi servono per Natale. Così almeno il più grosso ce l'ho, vediamo. E poi dopo vado avanti col mobile. Però sono proprio contenta. Mi mancano solo le guide adesso da mettere. E infatti ho pensato che dopo le feste mi compro un avvitatore un po' decente. Che così almeno ce l'ho per se devo fare dei lavoretti. Perché la prossima cosa che mi piacerebbe prendermi è una scarpiera, però non di quelle che scendono così a ribalta, ma proprio tipo un armadio da mettere nel corridoio, e se riesco lo prendo sempre così da montare, magari lo ordino, me lo faccio spedire invece che andare, perché è giustamente un armadio è ingombrante. E boh, vado a lavorare. Ragazze belle, domenica pomeriggio sono le 4:15 e ho finito il mobile! Ta-da-da-da! Adesso lo vedete qua, poi lo vedrete in cucina quando mi toglieranno la stufa. Sono molto, 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 molto orgogliosa di me. Guardate un po', che spettacolo, è anche bello, bello grandino. Devo essere sincera, pensavo che fosse più delicatino, invece è bello, cioè bello massiccio, eh? È anche molto pesante, bello.
Sono contenta. Io penso che sta, cioè logico, in quella cucina c'è tutti i tipi di mobili, ma non fa niente. Sono troppo contenta. Anzi, poi questo mi ha dato soddisfazione perché l'ho fatto tutta da sola, facendomi una bella vescica sulla mano, Però ne valsa la pena. Prossima cosa da comprare, sicuramente. Un avvitatore, svitatore, che così almeno se devo fare dei lavori non ho bisogno di nessuno. E sono molto contenta. Adesso la prossima cosa mi voglio prendere o una scarpiera o il tavolo, adesso vediamo, qualcos'altro mi servirà sicuramente. Magari un mobiletto per il bagno, adesso vediamo, però è proprio bellino, eh. Cavoli, però uno che se insomma, si può fare delle belle cosine da solo. E basta ragazzi, adesso faccio un merenda col Mati, poi devo caricare un paio di video, dovrei stirare e finisce anche la domenica. Mua! Quanto sono contenta! Ragazze belle, mi sto preparando che vado a pulire gli spogliatoi, ho finito dal tabacchino, mi sono già lavato i pavimenti, così fino a sabato sono a posto, perché poi dopo gli altri giorni non riesco. Sto facendo anche la pulizia della lavastoviglie, l'ho fatta partire adesso. Ieri ho pulito tutti gli elettrodomestici, lavatrice, asciugatrice, il Dyson, phon, tutto. Sapete che quando mi metto a pulire mi manca soltanto il forno e il microonde, però il forno l'ho usato solo una volta, dunque e lo pulisco sempre, dunque non c'è bisogno di fargli la pulizia grossa, e il microonde devo dargli solo una passata, ma gliela do dopo, ho finito di mangiare prima di andare a lavoro. E volevo solo fare una precisazione. Praticamente stamattina ho messo una foto degli addobbi in cucina, e questa, aspettate che vi faccio vedere, perché sennò questo qua è il Mati quando aveva 6 anni, e infatti più di una persona mi ha scritto che bella bimba. Perché sembra, cioè, giustamente, però lì aveva 6 anni, il mio patatino. Come cresce? Lo so, adesso è un cappellone e dunque non sembra neanche. Dovrei mettere una foto di lui così e poi vicino qua è quando riuscivo ancora a tagliare i capelli corti, ragazze. Vabbè, no, non è la foto della mia cuginetta. Se sarà possibile poi ve la farò vedere, se, insomma, più in là. Era per farmi vedere gli addobbi, però è rimasta dentro anche, se no dovevo tagliarle, mi dispiaceva tagliare la foto del Mati e basta, tutto qua. Volevo solo, perché ho detto dopo lo risponderò anche ai commenti, però almeno così l'ho detto anche nel vlog, perché la casa è piena di foto di Mati, cioè vedete c'è foto di Mati da tutte le parti, cioè vedete è la casa del Mati questa qua. Anche qua, questa qua è quella della comunione. Mamma, com'è passato questa, vedete, quella della comunione. Qua invece eravamo a Gardaland, è Natale, che gliel'ho regalata alle nonne, quella foto lì è già più grande, questa è più grande di questa. E vabbè, basta. Ciao ragazze, dal buco vi parlo. Siete sull'armadio dove ho le tazzine praticamente sopra la macchina nel caffè, soltanto che rimane un po' si vede l'armadio. Vabbè ragazze, ognuno fa i video come riesce. Buon mercoledì, sono esattamente mezzogiorno e meno 10, mi sto bevendo il caffè che poi vado a portare gli stracci al tabacchino e devo prendere due cose di spesa e vado a prendermi il profumo, così ve lo faccio vedere perché è troppo buono quel profumo. E niente ragazze, l'armadio, il comò, poi lo vedrete. Matti mi ha già demoralizzato. Spero che voi non mi demoralizzerete. Perché mi ha detto: aspettate, che mi sono caduti tutti i cucchiaini. Mi ha detto: non sta bene. Mi ha fatto venire triste. Ha detto che non sta bene. Sì, vabbè, non è il massimo delle cucine componibili, diciamocelo. Però insomma, non sarà perfetto per qui, per l'ambiente che è, perché è, però fidatevi che è molto comodo, ma molto molto comodo, perfetto di misura, che va bene per lì, non, è perfetto, e lascia più spazio col divano, che ci si riesce a muovere meglio, è comodo,
Ci sta dentro un sacco di cose e dunque va bene. Se vi appoggio qua sotto. E niente, ragazzi, adesso vado a portare sti stracci. Fa un freddo allucinante. Stamattina ho dovuto pulire le scale alla signora, quella della Casa Bella, e poi far tutto fuori in marciapiede, lo stradone, garage. Mamma mia, che freddo! E basta, adesso vado a fare queste cosette qua, i giochini, i regalini per il calendario dell'avvento, li ho presi tutti per i matti, regali vi ho detto che quest'anno pochi, mia mamma gli ho preso una candela, perché gli piacciono quando viene qua, dice sempre che sono buone, no? Gli ho preso la candela. Alla zia Marcella gli ho preso il solito giochino che so che gli piace, che sono quelle buste che hanno dentro di tutto, e poi gli aggiungo delle figurine dei cuccioli. Matteo, ve l'ho detto, la ragazza che viene a fargli le ripetizioni, perché è giusto, gli ho preso sta collanina e basta, io regali non ne faccio più. Vabbè, il figlio di mio fratello gli do i soldi quando lo vedo e basta. Se viene a Natale, glieli do a Natale, se no, la prima volta che ci vediamo e basta. Io altri non ne faccio. A Gianfranco gli faccio scegliere da Matteo, ma quella è un'altra cosa, il regalo che gli fa Matteo suo papà e basta. Devo mettere via tanti soldi perché mi serviranno tanti, tanti soldi. Mi servono tanti soldi perché voglio fare tanti lavori e dunque devo mettere via i soldi. E niente, ragazze, poi io ho già avuto tante spese, mamma mia, tra questo, quello, quell'altro. Belle. Ho preso un profumo, quando arrivo a casa poi ve lo faccio vedere. Troppo brava quella ragazza, mi ha preparato anche un campioncino di un altro profumo molto molto buono, dolce dolce dolce, che anche lì non mi ricordo il nome, ve lo dirò dopo. E in più mi ha dato il bigliettino se voglio fare un trucco che è gratis, ma ha detto te lo faccio perché ha detto che lei è proprio brava a truccare, non mi ricordo il nome, ma poi ve lo dico perché tanto c'è scritto sul biglietto. E niente, ragazzi, che bello sto a dì. Che bello sto a dì. Quanto sono contenta. Adesso vedo, magari faccio la storia. Prima ho detto, devi fare le storie su Instagram che sono troppo belle. Adesso vedo, magari la faccio quando arrivo a casa. Arrivate a casa, questo qua è il profumo, ragazze, troppo buono. Interdit Givenchy, troppo buono. Vorrei farvelo sentire, lo vorrei far sentire, che buono che è. E questo è il coso della profumeria, dove c'è il buono per una seduta di Maxo presso la Marionea di Domodossola, regione Nenosire. E grazie, grazie, grazie. E poi mi ha dato il campioncino di questo qua, che mi piace anche questo un sacco, Angel Nova. Troppo buono, anche questo è dolcissimo. Un piccolo riposo del guerriero. Durerà proprio poco, un quarto d'ora e poi mi devo rialzare, mamma mia. Ah, dove le trovo tutte queste forze? Matteo dice nelle vitamine. Ah, ragazze mie, sono le 6:15 e adesso fra un attimo vado di nuovo via, vado in farmacia. Fa un freddo che stamattina c'è un freddo. Devo trovare una soluzione per i gambotti. Tutto il resto del corpo sta al caldo, in bici, però i gambotti soffrono un pochino. Adesso ho pensato di farmi arrivare scaldamuscoli. Sembra, ci metto mezz'ora solo per vestirmi per uscire perché il passamontagna che mi arriva tutto qua. Il cappello sopra, i guanti, gli altri guanti sopra, la giacca, un paio sotto che mi tiene calduccio e sopra la giacca che non fa passare l'aria. E il problema sono le gambotte sotto, il polpaccio. Che gli arriva contro l'aria, no? Devo trovare una soluzione, dunque ho pensato agli scaldamuscoli. Una ragazza sotto il video del
della macchina del caffè, mi ha scritto che morivano del ridere al vedere che non c'era il serbatoio. Ah, solo io le posso fare ste Ah, che rimbambita, è tutto sempre perché faccio tutto veloce, perché ho talmente tante cose da fare. Ah, poi un'altra ragazza mi ha detto di chiedere al nutrizionista per il torrone. Sì, ma adesso infatti ci dobbiamo sentire il 22. E così almeno mi metto d'accordo e gli chiedo bene cosa posso lasciargli mangiare quel povero Pitti il giorno di Natale. Ma lei è molto coso su queste cose, perché mi ricordo che anche a me il giorno di Natale mi ha detto di mangiare tutto quello che mi andava, poco, ma di mangiare tutto quello che mi andava. Adesso logico, lui ieri sera ha detto tutti e 9, ma sono torroncini piccolini, non penso che poi li mangia, perché secondo me non gli piacciono neanche, perché sarà quel torrone duro, ho già in mente quale sia, e non penso, perché li ha toccati, e non so se gli piace Matteo, però al massimo glielo faccio mangiare a colazione. Poi è un giorno, il giorno dopo ricomincia, adesso non è che è in galera, povero Matteo, perché sennò non dura tanto, eh. C'è una dieta, che non deve essere una dieta, deve essere un'alimentazione sana che andrebbe portata avanti per sempre. Questo non è, la sua non è una dieta, è un'alimentazione sana che va portata avanti per sempre. Cioè, quello è il modo di mangiare che bisognerebbe mangiare sempre tutti quanti. Poi dei giorni per mettersi delle cose, e dunque, cioè, calcolate che lui 2 giorni a settimana c'ha il budino, insomma, non è proprio malvagia come cosa. È un'alimentazione sana per un ragazzino di 13 anni. E dato che gliel'ha data la nutrizionista, se lui riuscirà a mantenerla nel tempo. Giustamente, se capita, perché lei me l'ha detto, se capita che esce con i suoi amici che vanno al McDonald's, che mangi pure il McDonald's, il giorno dopo rinizierà la sua dieta normale, ma non logico che se inizia a essere 3 giorni che va al McDonald's non va più bene, ragazze, perché se no un ragazzino poi non può neanche fare una vita normale. Adesso non è 300 kg che rischia di morire. Piano piano scenderà del suo peso, sarà anche lui soddisfatto e la manterrà, penso io. Poi di solito quando si inizia a mangiare bene a quell'età lì lo mantieni, perché io mi ricordo che tante abitudini che avevo preso a 14-15 anni le mantengo ancora adesso, tipo il movimento. Io ho iniziato a fare tantissimo movimento a 14 anni e l'ho mantenuto, non c'è niente da fare, perché se diventa una tua abitudine, puoi stare un periodo perché magari non puoi per altri motivi, ma poi tendi sempre. Con un motivo o l'altro, io ho scelto un lavoro che fosse molto movimentato proprio per fare tanto movimento, perché a me piace fare tanto movimento. E adesso, ragazze belle, me preparo. È finito il riposo. Ragazze belle, buon venerdì mattina. Ma che deficientona che sono. Adesso dico, aspetta che registro un pezzettino per le ragazze prima di andare a lavorare. E dico, ma cavoli, oggi venerdì non ho messo il vlog. Vabbè, ho rimediato, ho messo quello degli addobbi. E il vlog lo metto domenica. Volevo farlo incontrare, volevo mettere oggi il vlog e domenica quello degli addobbi. Faccio l'incontrare, l'ho messo domenica, ma sono proprio la rimbambita. Ma vabbè, andiamo a lavorare. Si vede che si sta avvicinando i giorni più caglienti del Natale, gli ultimi sono i più caglienti. Ragazze belle, e con questa super capigliatura fatta proprio dalla pettinatrice, guardate che roba! Sembro quegli uccelli tutti mezzi spennacchiati. Vabbè, allora stavo stirando e sento suonare il telefono, mi arriva un messaggio WhatsApp, vado a vedere dicendo: chi sarà questo ammiratore che mi scrive alle 9:30? Aspetta che mi sistemo. Vado a vedere, era Nicolò. Mi ha mandato un video. La nonna gli ha regalato una pelliccia. Sto figliolo è super felice di questa pelliccia e logicamente, insomma, con quel che costano.
Giustamente oggi è andato a scuola con la pelliccia e giustamente mi ha mandato le foto di questi occhiali di Dior, mi sembra, e di questa pelliccia avvolta nel suo corpo, che avvolgeva il suo corpo, e mi ha fatto morire perché ha detto perché. E poi mi manda un pezzo di video dove dice: ve lo vorrei far vedere, ma non posso perché è minorenne, perché. Se no, lo mettevo nel blog perché era troppo divertente. Dove c'ha sti occhiali sopra, no? Con i capelli sempre bigodinati, perché lui mette i bigodini. E mi dice: perché sai, i capelli tengono ferma la pettinatura perché la classe non è acqua, Cris. È troppo forte. Ah, io non smetterò mai di ringraziare YouTuber per avermi dato questa possibilità di conoscere queste persone. Scusatemi proprio per questi capelli. E niente, adesso finisco di stirare e poi vado a dormire. Domani sono a casa e questa è una bella notizia, ragazzi. Perché poi ci aspetterà una settimana di tour de force, perché c'è Natale. E c'è anche Carrefour, perché lei si è presa le ferie e io devo sostituirla. E dunque ne avrò fino al 3 sicuro. Penso che il 4 dovrei essere a casa. Cioè, a casa non sono, perché ho gli altri lavori. Se ne parla che starò. Però il primo dell'anno è chiuso e anche il giorno di Natale. Dunque, quei 2 giorni lì, il giorno di Natale, vabbè, c'è qui la mia mamma e tutto. Per il primo dell'anno. Dovrebbe essere un sabato e mi va bene perché così sono a casa e poi la domenica devo andare sia in farmacia che vabbè, comunque poi ve lo spiegherò la prossima settimana. E niente, ragazzi, adesso vado avanti a stirare, poi vado a dormire. Domani mi faccio un po' di lavori, dovrei andare proprio a prendere il regalo con Matteo per suo papà, proprio queste cose qua, e farmi la spesa. Vorrei già prendere le cose per Natale. Mia mamma mi porta le uova. Voleva aiutarmi a prepararmi, infatti faccio io il ragù, mi ha detto no, lascia stare mamma, riposati, non mi va che è solo un giorno che viene qua a mangiare che deve ancora anche prepararselo. Allora che la invito a fare a mamma? E vabbè ragazzi, stavo giocando anche con i gatti da morire. Jay, basta che te saltelli un po' e ti corre dietro, sembra un cagnolino Jay. Jay? Te sei un cagnolino, non sei un gattino, te sei quei cagnolini, cani da tartufo. Vabbè, ragazzi, vi mando un bacione, ci sentiamo domani, che poi lo chiudo e lo metto domenica. Domani lo chiudo e lo metto domenica. Sono sicura che mi copierete. O lo fate già? Dai, ditelo che anche voi in casa state così, non mi fate sentire una stupida. Ditemi che anche voi state comode in casa, che avete vestiti, insomma, che non sono proprio l'ultimo grido, diciamocelo, che sono comodi, però stanno comodi, puoi fare tutti i lavori tranquille. Dai, diciamocelo. Che quando arriva quello, il corriere, adesso per fortuna non c'è neanche più l'impatto, perché una volta dovevi aprire anche la porta e lui faceva così, lo capivi che rimaneva scioccato, no? E diceva, ma non è la stessa che incontro sulla strada, perché loro mi vedono anche sulla strada, no? Non sono io. Invece adesso non c'è neanche questo problema perché suonano e scappano. Perché col Covid scappano tutti. Basta che tu fai. Devo provare nella fila del Carrefour quando sono alle casse a fare. Signora, vada pure. Ragazze belle, sono indemoniata come una biscia. C'ho la biscia addosso dal nervoso. E che me lo dico a fare? Io non lo so più come fare, con Matteo. Questi capelli mi sta facendo impazzire. I professori tutti quanti. Intanto sto mettendo via la spesa, che ho fatto il video. Arriva giù che va a tagliare i capelli, perché finalmente dopo 4 settimane che chiedo, Gianfranco, porta Matteo a tagliare i capelli, finalmente oggi si taglia i capelli. Gli dico a suo papà, Gianfranco, mi raccomando, stai lì intanto che li taglia, controlla che li taglia davvero. Non come l'altra volta che è arrivato e non aveva fatto niente a sti capelli. Sì, ma se lui li vuole così, ma guarda che i professori si sono lamentati tutti.
che non vedono il viso di Matteo, perché c'è sempre giusti i capelli, più la mascherina e gli occhiali. Cioè, cosa volete mai vedere di quel bambino? Niente si vede. Hanno ragione i professori, Hanno sempre ragione i professori. E che cavolo, io gli ho insegnato così a Matteo. Vabbè. E lui mi risponde, io sono dalla parte di Matteo se li vuole così. Vabbè. Non vi sto a dire tutte le parolacce che ho detto intanto che attaccavo il telefono, perché non gliele ho dette dal vivo, gliele ho dette tutte dopo. Non le ho dette in diretta, le ho dette dopo. E comunque, la trovo una cosa, cioè non è adesso. Voler bene ai figli, sì, ma quando una cosa è sbagliata. Boh, sì, vabbè. Adesso vediamo, quando arriva. Poi ve lo dirò, vi dirò com'è la situazione di sti capelli. Vi verrà la gastrite, un'ulcera e qualche giorno anche l'infarto. Soltanto per i capelli di Matteo. Perché non si può, non riesco a farlo ragionare questi capelli. Non ce la faccio. Vabbè, scusate lo sfogo, ma con qualcuno dovevo mi lamentarvi. È un buon ragazzo. Se avete dei consigli, datemeli anche sotto sto blog, ditemi come si fa a far ragionare un figlio di 13 anni, perché io non ero così, io non ero così, perché sennò mi avrebbero eliminata a casa mia. E niente ragazze belle, che ve sto di, vi dico che vi voglio un sacco di bene, adesso mi preparo, vado a farmi le unghie, poi ve le faccio vedere, ma sarà nel prossimo blog, perché questo lo chiudo che voglio metterlo domani, perché sennò dopo non ha più senso, perché c'è la cassettiera, voglio farvi vedere tutto quanto, che io trovo che sta benissimo alla faccia di chi dice di no di Matteo. Io la trovo veramente bella, ma di un comodo soprattutto che non vi potete immaginare. Ci ho già cacciato dentro ben di Dio. Poi dopo le feste, tanto mi prendo una settimana di ferie, verso la fine di gennaio, mi sistemo di nuovo tutti bene gli armadi come mi sta più comodo a me. Perché adesso figuriamoci, adesso fin dopo Natale butto dentro in tutti gli armadi, no? Perché devo far veloce e via. Comunque ragazze, chiudo questo vlog e vi auguro una buona settimana, una settimana di preparativi natalizi e vi voglio un sacco di bene, che ve lo sto a dì. E come sempre, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, se non vi è piaciuto, pollice in giù, lo capirò. Se non siete ancora iscritte, iscrivetevi, attivate la campanellina perché i video li metto ogni tanto. Vi voglio un sacco di bene. Ciao!